28 febbraio è la giornata delle malattie rare, di cui fa parte anche la Xia Jinx. Nel mondo le malattie rare sono più di 7.000 e in Italia i malati rari sono 1.200.000 e in tutto il mondo sono circa 300 milioni. Dobbiamo unire le forze e cercare di aiutare queste persone, perché sono persone come tutti noi, hanno diritto ad una vita come tutti noi e quindi dobbiamo aiutare la ricerca scientifica per far sì che queste persone riescano ad avere una vita migliore di quella che hanno attualmente e anche per tutelare socialmente loro. Mi raccomando, nessuno deve rimanere indietro, quindi andiamo le forze e non lasciamo mai da soli. Non bisogna mai lasciarvi da soli. Ciao, dobbiamo sempre aiutarci insieme. Ciao. Siamo qui oggi per ricordare la giornata mondiale delle malattie rare. Lo faremo leggendo una poesia. La poesia è Nella moltitudine di Wisława Szymborska. Sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido. Così da sotto un altro tronco sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi. Ragno, gabbiano, topo di campagna. Ognuno va subito a pennello ed è portato docilmente finché si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte. Qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. Qualcuno molto meno fortunato, allevato per farne una pelliccia, per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino. Un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio. Un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi. Uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nella gente destassi spavento, o solo avversione, o solo pietà? Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse? La sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare. Potevo essere me stessa, ma senza stupore, e ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. One's own separate time.